Dopo il grande successo delle edizioni passate, che hanno fatto registrare tra le 15.000 e le 20.000 presenze, l'Associazione Culturale Cuore di Carta, in collaborazione con il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo, il Parco del Delta del Po, il CUR e il CENSER, ha riproposto dal 1 al 10 ottobre la Fiera delle Parole, il festival giunto alla quarta edizione che ha portato in città i più noti ed autorevoli nomi della letteratura, del giornalismo, dell'informazione, della scienza, del cinema e del teatro, dell'arte e della musica. L'edizione 2010 della Fiera delle Parole ha avuto un programma ricchissimo di iniziative e approfondimenti, con scrittori, giornalisti, magistrati, artisti, economisti, filosofi, con mostre di pittura e fotografia, readings e concerti. Fra le novità di questa edizione, il progetto Adotta un autore, volto a coinvolgere tutta la città nella promozione di autori emergenti che hanno presentato i loro libri, oltre che nelle sale comunali, anche nei ristoranti, nei bar, nelle librerie e nei negozi che hanno messo a disposizione uno spazio. L'inaugurazione della fiera è avvenuta giovedì 7 ottobre. Fra gli ospiti presenti in questa edizione 2010, Oliviero Bea, Enrica Bonaccorti, Sveva Casati Modignani, Tiziana Ferrario, l'ex Miss Italia Anna Canakis, Dacia Maraini, Paolo Rossi, Marco Travaglio, Paolo Roversi, Roberto Vecchioni, Gerardo Colombo, Dario Bergassola e tanti altri. Da quest'anno la decisione è stata quella di cercare di contestualizzare la Fiera delle Parole all'interno del tessuto urbano. In fondo, se pensate, la cultura era il prodotto naturale necessario della città, della comunità, per cui il fatto di rioccupare le piazze, le strade, i luoghi caratteristici e tipici, parlando di cultura, parlando di letteratura, di poesia, parlando di dialetto nel nostro caso, insomma, questo risulta molto interessante. E abbiamo il privilegio di ospitare Sveva Casati Modignani, benvenuta all'interno di Rovigo TV. Bentrovate. Beh, parliamo un attimo del suo romanzo. In conferenza stampa si è parlato, per l'appunto, di un romanzo ambientato per la metà qui in Polesina. Come mai questa scelta? È perché è una terra che ritengo molto suggestiva e mi è sembrata lo sfondo ideale per raccontare la storia di una crescita di un ragazzo, di un figlio di contadini, che qui assorbe gli aspetti più belli e quelli più tristi, no? Ma con il bagaglio di valori assorbiti nel cuore di questa famiglia contadina, poi andrà in capo al mondo. Fiera delle Parole, ma che significato attribuisce lei alla parola e ai vari contesti in cui viene per l'appunto utilizzata? La parola viene spesso utilizzata a vanvera, soprattutto quando c'è davanti una telecamera, come succede a noi in questo momento. Io so che il lavoro televisivo che faccio in un talk show, ovvero sia uno show di parole, può essere futile, può suscitare conformismo, passività e molta confusione. Da questo punto di vista è prezioso il libro, che ti inchioda alla consapevolezza della parola scritta, che ti aiuta a guardarti dentro e a sviluppare uno spirito critico. You can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday's best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Grande il successo anche di questa edizione. L'appuntamento per tutti è all'ottobre 2011.